Pomeriggio e buon proseguimento di domenica a tutti. Una domenica qui a Trani, diciamo, un po' nuvolosa. Sembra quasi che il sole vorrebbe uscire, speriamo. Comunque, l'importante ora rispetto a qualche giorno fa che siamo più freschi, sono calate un po' le temperature di qualche grado. Bene, io beh, innanzitutto sono visto la celebrazione eucaristica dalla Chiesa dei Miracoli in Roma questa mattina, intorno alle ore 11 su Rai 1, un bel pranzo, finalmente anche quest'anno abbiamo potuto assaggiare gli asparagi, un bel risotto agli asparagi. Proprio meno di tre quarti d'ora fa ho fatto una simulazione a FIFA 12 alla mia cara PS2 Slim della partita vera che si giocherà in Bundesliga tra una mezz'oretta abbondante alle 15:30 tra Colonia e Magonza, partita che ho giocato. Devo dire, già al secondo livello, al semi-pro, però non giocava a FIFA da un'eternità. Comunque, gara con due tempi da 5 minuti, cioè nel complesso gara di 10 minuti, tempo simbolico, poi si sa, può durare di più. E comunque, primo tempo ricco di gol. Io ero il Colonia, sono andato sotto per 2 reti a 0. Poi ho segnato il 2-1. Poi il Magonza ha fatto 3-1. Poi sono riuscito a trovare quasi in meno di 7-8 minuti 2 gol. Quindi 3-3 alla fine del primo tempo. Nel secondo invece abbiamo realizzato un gol per parte e poi dopo quel gol per parte non siamo riusciti nessuna delle due squadre a sbloccare il punteggio, neanche dopo i tempi supplementari. E poi una volta andati ai calci di rigore, diciamo che da parte mia ne ho segnati 4 e sbagliato 1. Invece la squadra ospite ne ha realizzati 2 e ne ha sbagliati 2, tra cui uno parato dal mio portiere e l'altro sparato sopra, oltre la traversa. Mi ha preso così nella giornata di oggi, cioè alle 16, l'incontro con l'applicazione Zoom con il mio gruppo spirituale. Spero di vedermi anche magari più tardi nella serata, sempre attraverso Zoom con i ragazzi del Baskin. Domani, insomma, come tutti sappiamo, riprenderanno tante cose, tante attività, oltre ovviamente anche alle celebrazioni eucaristiche. Infatti, proprio in materia di chiesa, io che faccio parte del gruppo spirituale del rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia Spirito Santo di Trani, qui a Pozzo Piano. Vicino casa mia, cioè io abito a Pozzo Piano, la chiesa leggermente più in là, in via Tolomeo 2, ecco, non mi veniva, e niente, quindi giovedì, dopo la celebrazione eucaristica, credo che adesso la messa della sera dovrebbe essere qui da noi allo Spirito Santo alle 19:30. Noi dal rinnovamento faremo un'adorazione, quindi accompagnando con lode, canti, ovviamente a debita distanza sociale. E niente, per il resto, tutto a posto. Domani inizia una nuova settimana. Domani, primo giorno,
ti darò una mano qui alla causa famiglia, come di consueto, un po' con mio padre, le pulizie condominiali. E domani inoltre vi informo che dovrei registrare con il mio caro amico Nicola Zecchillo una nuova puntata del Deluxe Show, un po' per parlare della sua giornata di oggi, perché oggi il mio caro amico Nicola compie 27 anni, quindi insomma un traguardo importante. Piano piano lui si avvicina sempre di più alla quota 30, io diciamo a luglio ne farò 26 e comunque. E poi domani diciamo vedremo un po' se registrarlo per poi pubblicarlo o fare direttamente la trasmissione su Facebook e poi riproporla su YouTube in differita come premier istantanea. Bene, grazie a tutti, di nuovo buon pomeriggio, buon proseguimento di domenica a tutti. Noi ci becchiamo sempre sui miei soliti canali Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Se vi va potete iscrivervi qui sul mio canale YouTube Nicola De Lucia o seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!